Ciao a tutti, un'altra perla a cartomagica di Max Maven. E vi ricordo ovviamente, come sempre, iscrivetevi al canale, cliccate la campanella, cliccate mi piace e ne vedrete sempre di più. Detto questo, facciamo un primo piano sulle carte. Eccoci qua, quindi una mescolata al mazzo di carte, come sempre, e invitiamo uno spettatore a darci uno stop o a scegliere una carta. Immaginiamo uno stop, dato che sto da solo, ci dica stop qua. Ok, tagliamo, la mostriamo, possiamo mostrarla per intero, tanto non stiamo live, quindi, e tagliamo il mazzo. Ottimo. Volendo potremmo pure dare una mescolata alle carte, come più ci sentiamo liberi di fare. Ora invitiamo uno spettatore a dirci se la sua carta era nera o rossa. In questo caso ve lo faccio in inglese, così come l'originale, black. Magari lo spettatore ci dice black. Ok, quindi noi faremo lo spelling B L A C H black. Esatto, quindi black. E la posiamo. Vi chiederemo allo spettatore: clubs, fiori per intenderci, o picche. Clubs fiori hanno la stessa lunghezza, quindi mo ve lo dico in italiano, così mi seguite meglio, scusate, ma io con l'inglese ci litigo, quindi, oppure vabbè, facciamo in inglese, clubs, C L U B S, e mostriamo, sì, effettivamente fiori. E posiamo. Ora chiediamo: è una carta con la faccia o una carta con i numeri? Lo spettatore ci dà con la faccia, quindi faremo lo spelling di face, F A C E, e ancora una volta gireremo effettivamente una carta di faccia. Chiederemo: Jack, Queen o King? King per re. Lo spettatore ci dirà re, quindi faremo lo spelling di king, K-I-N-G. Effettivamente lo spettatore ha scelto il re di fiori, ma in realtà noi abbiamo trovato tutte e quattro i K, ovviamente accompagnati dai quattro assi. Spiegazione: piccolo setup, abbiamo 3K, il primo deve essere K di fiori, seguono i quattro assi e poi l'ultimo K. Questo è tutto il setup. Quindi K di fiori, 2K qualsiasi, 4 assi e l'ultimo K sulla cima del mazzo. Forziamo con un riffle force, con quello che volete, il K di fiori. Quindi stop, K di fiori, chiudiamo e con un double undercut portiamo tutto sopra. Abbiamo tutto il nostro setup sulla cima del mazzo. Quindi, con la scusa che andiamo a mescolare, invertiamo la posizione delle prime 8 carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e di nuovo sopra. Là. Poi possiamo fare un Thompson cut, insomma, quello che volete come falso taglio. Ora chiediamo allo spettatore se la sua carta fosse nera o rossa, quindi black o red. Nel frattempo prendiamo un break alle prime 3 carte del mazzo.
Quindi lo spettatore ci dirà black, quindi poseremo la prima carta, singola, dicendo B, facendo lo spelling di black. Quindi la doppia, L, A, C, K. Fino a qua sono tutte singole tranne la seconda che abbiamo tirato via come doppia. Quindi eseguiamo un turnover double e mostriamo che effettivamente è una carta di fiori. In realtà lo spettatore vedrà proprio la sua carta, quella scelta, e la giriamo ovviamente in doppia. Ritorniamo di dorso e posiamo in un angolo del nostro tappetino. Lo spettatore crede che noi abbiamo posato il K di fiori, in realtà abbiamo posato un altro K qualsiasi. Recuperiamo le carte e le posiamo sulla cima del mazzo. Chiediamo se spades o clubs, che vogliono dire picche o fiori. Mettiamo caso lo spettatore ci dica fiori, quindi faremo lo spelling di clubs. C L U B S, potrebbe essere pure lo spelling di fiori, quindi ancora una volta in doppia giriamo e mostriamo sì effettivamente una carta di fiori, e lo spettatore rivedrà per la seconda volta la carta che lui ha scelto, che andiamo a posare. In realtà abbiamo posato un secondo K, ci lasciamo e faccio un altro così che seguite meglio. Ritorniamo le carte dal tappetino sulla cima del mazzo e chiediamo, era una carta faccia o dorso? Mettiamo caso lo spettatore ci dirà faccia, no, mettiamo caso ci dirà faccia per forza perché il K è una figura. Quindi faremo lo spelling di face, quindi F A C E, face. Ok, quindi faremo una doppia oppure sì, faremo una doppia e mostreremo ancora una volta il K di fiori che posiamo in un angolo del tappetino, quindi ha già visto per tre volte lo stesso K di fiori lo spettatore. Recuperiamo le carte sulla cima del mazzo e ancora per l'ultima volta chiediamo è un jack, una donna o un re? Ci dirà un re, re di fiori, benissimo. Quindi faremo lo spelling di king, K-I-N-G, che in inglese vuol dire ovviamente re. Gireremo in singola, ma nella stessa maniera di tutte le volte che abbiamo girato la doppia, il K di fiori. Posiamo quindi le carte, lo spettatore ci applaudirà, ma nel frattempo mostreremo che sul tavolo ci sono esattamente gli altri 3K. Un altro applauso e poi gireremo anche i nostri 4 assi. Questo è tutto, ciao, alla prossima. Ok, questo era l'effetto. Ragazzi, io spero vi sia piaciuto, come sempre, ma credo di sì, oramai è inutile fare questa domanda. E niente, vi ricordo sempre, iscrivetevi al nostro canale, cliccate la campanella e mettete pure qualche mi piace ogni tanto. Vi voglio bene, viva la magia, sempre. Ciao!